Qual è un trucco per decuplicare le tue forze nel momento in cui fai business, nel momento in cui hai un'attività, nel momento in cui fai del lavoro? Beh, dunque, io in questo momento sono all'aeroporto di Francoforte, sto per prendere un volo per Dallas, sto andando a una conferenza di marketing e anche a una riunione del mio gruppo Mastermind. È una cosa che faccio regolarmente, di viaggiare negli Stati Uniti per partecipare a questo tipo di conferenze, a questo tipo di meeting. E una cosa che mi piace fare mentre faccio questi viaggi, soprattutto durante il viaggio, mentre sono in aereo, questo lungo viaggio in aereo, mi piace fermarmi un attimo a riflettere, proprio a scrivere quali sono tutte le cose che ho fatto con il mio business, tutte le cose che sono riuscito a concludere con la mia attività dall'ultimo viaggio che avevo fatto. L'ultimo viaggio che avevo fatto era 4 mesi fa, sempre negli Stati Uniti, ero andato a Durango, questa volta sto andando a Dallas. Ed è una cosa che spesso non si fa, no? Di mettersi lì a riflettere, ah, ho fatto quest'altro. Se scrivi un elenco di tutte le cose che fai, il risultato probabilmente è che resti abbastanza strabiliato di tutte le cose che sei riuscito a fare in un tempo così breve. In soli 4 mesi, devo dire, mi sono fermato, e non è questione di dire, ah, sono stato bravo o non sono stato bravo, è questione di dire, fermarsi un attimo a riflettere cosa si è fatto, perché è una cosa che non si fa mai, di fermarsi a riflettere cosa si è fatto. Si guarda sempre in avanti, si è lì che si corre, ed è importante fermarsi a riflettere. Uno, perché ti permette un attimo di staccare un attimo, no? Hai questo stacco che ti permette di dire, ok, fermo un attimo la macchina, fermo un attimo la routine e riparto. Questa è una prima cosa abbastanza importante. E la seconda cosa importante è che da tutte le cose che hai fatto, oltre che ricevere una certa carica, quello che succede è che ricevi una lezione. Puoi andare a analizzare ciò che hai fatto e a dire, ah, ok, ciò che ho fatto, cosa posso imparare da questa cosa che ho fatto? Avrei potuto farla meglio, la prossima volta che la farò potrei farla diversamente, no? E quindi tutte le cose che hai fatto in realtà contengono una lezione. Il valore molto spesso delle cose che fai non è tanto nell'aver fatto le cose in se stesse, quanto nel debrief. Il valore è nel debrief delle cose, nel andare ad analizzare come sono andate le cose che hai fatto, come avresti potuto farle, come sarebbero potute andare meglio, e quindi che lezione contengono per l'evoluzione di ciò che farai andando avanti. Quindi il consiglio che ti do è, ogni tanto fermati a riflettere, a rielencare su tutte le cose che hai fatto, magari riferendoti a una data precedente, a un evento precedente. Se hai la possibilità, fallo nel momento in cui fai uno stacco, per esempio un viaggio, per esempio un momento in cui vai a una conferenza, un'attività, comunque anche una vacanza, però fermati un attimo, ferma le macchine in modo tale da farle ripartire in maniera fresca, in maniera giovane, e rifletti su quelle che sono le lezioni contenute in ciò che hai fatto, così da poterle riutilizzare, riapplicare in ciò che farai successivamente. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.